qua dentro c'è uno dei dischi che quest'anno compie 30 anni. Esatto, sto proprio parlando di In Utero dei Nirvana. Salve a tutti amici e amiche fan del vinile, ben ritrovati o benvenuti nello studio di 33 giri, dove si parla di una sola cosa: vinili. Vinili, sì, vinili. Quest'oggi faremo un unboxing perché lo vedete, il disco è sigillato, io non posso aprirlo, non so se riuscite a vedere la pellicolina. Ok, ma grazie alla mia pinzettina per i capelli lo spacchetteremo. Spero che sia un unboxing meglio di quella di Ten, dove abbiamo un pochino faticato. Se ti sei perso il video, te lo lascio in descrizione. Ho già pensato, di fare un altro video dove confrontiamo il vinile al CD, perché ho anche il CD. Vediamo quale dei due è meglio. Vi dico due cose su questo disco: ultimo capolavoro in studio di Nirvana, 1993, il vinile originale, e all'interno canzoni come Serve the Servant, Dumb, Penny Royalty, Airship Box, Rape Me, davvero tantissime cose su questo disco. Bando alle ciance, come dico sempre. Andiamo alla camera alta e unboxiamo questo fantastico lavoro. Eccoci qua. Vi dico una cosa, ero davvero impaziente di acquistare questo disco, ve lo dico naturalmente mentre lo unboxo, di acquistare questo disco perché è l'ultimo disco che mi manca effettivamente dei Nirvana. Ho Bleach, ho Nevermind e quindi mi mancava solo più In Utero. Poi io vabbè ho anche un live, il live at Paramount Theater, e mi sa che ci farò una bellissima reaction. Ah, mannaggia ragazzuoli, che emozione, guardatelo qua, che bello. Veramente fantastico, il retro della copertina molto molto particolare. Apriamo il disco, non è apribile a libro. L'inner sleeve, è molto particolare. Questa foto, ok, innanzitutto grandissimi Nirvana che hanno messo i testi che sono qua dietro. Oh, attenzione, attenzione, si è strappata l'inner sleeve, mannaggia alla pupazza, ragazzuoli. Dicevo, questa foto è una prima parte di una foto che è presente nel libretto del CD, un libretto dove troviamo da un lato tutti i testi che sono stati racchiusi, vedo molto bene, in un piccolo spazio, e appunto c'era una sorta di poster apribile a tre dove c'era una foto unica, un collage di varie foto. Hanno deciso di fare così, ma va bene lo stesso. I testi, sì, sono tutti. Sono tutti. Un pochino strani, li hanno davvero, messi molto ristretti. I ringraziamenti sono qua. Il vinile è un 180 grammi, eh sì ragazzuoli, è un 180 grammi nero, l'adesivo è molto basilare. Questa è la side 2, la side 2, e questa invece è la side 1. Bellissimo. Peccato, peccato per questa inner sleeve rotta. Il mio consiglio per non far sì che accada questo, quel pasticcio che è successo a me, l'avete visto voi, gli ho tolto la pellicola adesso, quindi non è colpa mia. Vi consiglio delle buste interne per vinile e la comprerò subitissimo, soprattutto per questo disco, per non far sì che si laceri ancora di più.
all'interno nulla di particolare, no, non ci sono adesivi o robe varie. Sarà poi interessante naturalmente vedere il 30° anniversario, perché ci saranno 3 30° anniversari. Questo disco semplicemente ristampa 2023, come avevano fatto con Nevermind, mamma mia, sto rompendo tutto, con Nevermind. Poi ogni tanto tagliano l'erba, ma naturalmente io quando devo fare i video succedono queste cose. La ristampa con questo disco 2023, la versione del 2023, è un live che costa all'incirca sui 40 euro, e poi al prezzo di 300 euro, tutto uscirà intorno ad ottobre, ve lo dico subito, 300 euro avremo questo disco, un disco interamente dedicato ai B-side, quindi I Hate Myself and Wanna Die, Moist Vagina, Globinos, Rubinal, con tutta quella tiritera lì, e anche Marigold, che è stata l'unica canzone dei Nirvana che non è stata cantata da Kurt Cobain. E poi ci saranno un libretto delle foto, più o meno quello che è successo con Nevermind. L'unica cosa che sì, saranno 8 dischi, ma solo 2 saranno in live, mentre per Nevermind erano stati 6 fantastici dischi live. Io non l'ho acquistato, ma ho visto le foto ed erano veramente fantastici. Questa copertina devo dire che è una delle più belle dei Nirvana. Questo è il retro. Vi dico una cosa, e non sta sponsorizzando in nessun modo questo video, ma Vinyl Store, mamma mia, tutta la plastica. Vinyl Store, dove ho comprato questo disco, si trova a Bra. Questa è la via, ma io nel dubbio vi lascio qualche informazione in descrizione. E devo ringraziarlo perché mi ha regalato questa fantastica busta esterna per vinile. Tadam, guardate. Qua c'è ancora il prezzo, pagato 35 euro. Vi dirò una cosa, ho preferito prenderlo a un prezzo più alto, ma da un negozio di vinili, piuttosto che su Amazon con 1,50 euro in meno. Vi spiego perché. Punto primo, perché avevo modo di vedere il disco. Vabbè, poi era un pochino rovinato, ma neanche il povero ragazzo di questo negozio non ne poteva niente, perché era sigillato il disco. Quindi è stato proprio un errore della Jeff Record o comunque di chi si è occupato delle ristampe. E secondo punto, l'ho comprato anche da un negozio di vinili per vedere se era originale del 1993. Ci tenevo molto perché questo qua è l'unico disco che ho originale dei Nirvana. Sto già pensando di acquistare il box set dei Nirvana, quindi mettere in vendita la mia copia di Nevermind e con quei soldi comprarmi Nevermind in versione originale. Vabbè, una tiritera che non ve ne frega niente. Ritorniamola davanti e terminiamo questo video. E con un sottofondo di taglia erba, ragazzacci e ragazzacce fan del vinile, vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Nevermind, naturalmente Nevermind, certo. In utero, vi consiglio di acquistarlo. Non so sinceramente come sarà la versione di Amazon, sta a voi vederlo. Vi prego di recarvi a Vinyl Store, che ripeto non sta sponsorizzando in nessun modo questo video. È situato in Corso Garibaldi 64 a Bra. Ve l'ho detto, ma in descrizione vi lascerò qualche info inerente a Vinyl Store, che potrebbe comunque sponsorizzare con il prossimo video, chi lo sa. Spero che questo unboxing molto più rapida, e per quanto riguarda togliere la pellicola di quella di Ten, spero che vi sia piaciuto. Niente, io in descrizione vi lascio l'unboxing di Ten, che tra l'altro lo sto guardando perché è proprio lì davanti ai miei occhi. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video di 33 giri di vinili a 360 gradi. Ciao!